Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Questo video arriva subito dopo il video molto importante che vi chiedo di andare a vedere, che ho fatto ieri, ovvero sul mio stato d'animo di qualche mese fa, del mio sbaglio, delle mie scuse e dal mio nuovo inizio, che parte da questo video ragazzi. Vi voglio far vedere un po' di cose, voglio fare due chiacchiere con voi tranquille, easy, proprio così, papapapam. Allora ragazzi, innanzitutto mi sono comprato lo skateboard, così io voglio parlare con voi tranquillamente. Cioè, sono diventato uno skater ragazzi, guardate, ce l'ho sotto i piedi, lo uso come tavolino e non ci vado assolutamente in giro perché potrei morirci. No, non è vero, lo uso come tavolino sì, perché ci appoggio i piedi. Perché io appoggio i piedi sul tavolo di solito. Ma comunque sto imparando ad andarci. Se voi nelle zone di Faenza, Ravenna, Forlì, ma anche Ferrara, Cesena, così, vedete uno sullo skateboard che non ci sa andare, sono io. Cioè, anche se non ci assomiglio a quella persona, sono io. Salutatemi, perché io vi saluterò indietro. Comunque, cazzate a parte. Allora, il canale si sta sviluppando. Cioè, per quanto mi riguarda, si sta sviluppando perché sto acquistando sempre materiale nuovo e questa cosa mi fa molto piacere. Innanzitutto oggi siamo in compagnia, non ve l'ho mai fatto vedere, forse in un video così completamente a caso, del mio nuovo microfono. Non uso più quelle cuffie merdose, schifose o il microfono dell'iPhone, che è comunque buonissimo, perché uso adesso questo. Cioè, guardate ragazzi, questo è professionale ragazzi, cioè sentite la mia voce, è perfetta, fantastica. Poi adesso sicuramente l'audio sarà stato corrotto in qualche modo, ma probabilmente è ancora quello del nostro microfono, che è un Auna, non mi ricordo cosa. Poi ci ho preso un treppiede, ma comunque questo è un microfono abbastanza professionale, cioè è professionale, è interessante, costava 120 euro, l'ho comprato da Groupon, ho pagato la metà, un affare. E adesso mi voglio sviluppare perché vorrei acquistare anche dei pannelli fonoassorbenti da mettere in camera, così posso fare casino senza che la mia famiglia si arrabbi con me, senza che prenda le legnate dai vicini, così posso urlare quanto mi pare. Poi arriveranno cuffie, arriveranno tante cose, arriveranno giochi nuovi, arriveranno tantissime cose. Ora passiamo al canale ragazzi, andiamo a vedere come stiamo crescendo, cosa stiamo diventando. Allora, innanzitutto, vedete la nuova grafica? Cioè, vorrei sapere sotto nei commenti, nessuno mi ha detto niente. Ragazzi, vi piace la nuova grafica? Vi piace la nuova grafica? A me piace tantissimo, è bellissima, con i miei colori preferiti, il blu. Forse se ne è troppo, in effetti, però mi gasa veramente, veramente tanto. Quindi fatemi sapere sotto nei commenti, ragazzi, se vi piace questa nuova grafica. Un saluto ad Isamed, che me l'ha fatta. Bella, grazie. Quello che mi interessava dirvi, però, era le serie, i video nuovi che vedrete sul mio canale. Aspetta, fatemi vedere un po' se sto ancora registrando, perché qui ho toccato tutto. Ok, perfetto. I video che vedrete sul mio canale. Allora, FIFA. Partiamo subito da FIFA così in palla. Sto andando avanti con il Road to Championship, ovvero la nostra carriera allenatore con il Liverpool, ragazzi. Se ve la state perdendo, non perdetevela, perché sta succedendo veramente di tutto su quella serie. Vi consiglio veramente di andarvela a riprendere, farò la playlist al più presto sul canale, farò la playlist di tutta la carriera allenatore. Sta venendo bene, vi piace, a quelli che la seguono vi piace molto, è una bella carriera anche perché con Liverpool stiamo facendo una bella squadra, comunque quella la finirò e poi vedrò il prossimo anno con FIFA 16 se continuare a fare la carriera allenatore, non ne sono sicuro, però forse sì, vedremo, forse con un'altra italiana, chi lo sa. Passando a FIFA Ultimate Team, adesso sto facendo i giovani talenti, ho ancora tantissimi video in programma per questa serie, almeno finché non esce FIFA 16, ho ancora tanti giovani talenti, abbiamo fatto Zivkovic e Milik, ma ne ho ancora in preparazione tantissimi, tantissimi, tantissimi. E poi, se faccio in tempo ragazzi, ovviamente anche il Road to Division 1, anche se sto facendo molta fatica, adesso sono in Divisione 6, però continua. Appena finisce la carriera allenatore continua anche FIFA Ultimate Team Road to Division 1. E non dimenticatevi ragazzi, perché c'è la Coop Road to Division 1 in Coop con il buon Xander, che saluto, ciao Xander, c'è anche quella, quindi mi raccomando non perdetevela, perché oh, siamo delle bestie assatanate di sangue, ma siamo anche molto sfigati e potrebbe essere una cosa divertente, quindi andateveli a vedere questi video, ve li metterò sempre qui in descrizione. Scusate, ma
sto leggendo con l'iPhone e c'è scritto batteria scarica. Io probabilmente stavo facendo una faccia da coglione cercando di cliccare. Bevo perché ho sete. Semplicemente ho sete. Ok, basta FIFA. Per quanto riguarda le altre serie di videogiochi, sul mio canale ne sono state fatte tante, ragazzi. Per chi fosse nuovo iscritto, vi consiglio di andare sul mio canale nella sezione playlist, perché ci sono tante serie che vi possono interessare. Parto dalla più bella per quanto mi riguarda, ovvero The Last of Us. C'è il video di The Last of Us completo, cioè la serie di The Last of Us completa, più il DLC Left Behind completa. Serie che vi consiglio di andare a vedere, inoltre Heavy Rain, fantastiche ragazzi, una delle serie migliori secondo me sul mio canale, proprio come bellezza, come montaggio e tutto quanto. Valiant Hearts, per chi se lo fosse perso, c'è il primo Dead Space e Dead Space 2, mi raccomando, Dead Space 2 l'abbiamo finito adesso, Dishonored, Bioshock 1 e Mirror's Edge, ragazzi, anche Mirror's Edge è molto interessante. Poi ci sono, ce n'è una che non so neanche perché l'ho fatta, perché c'è Sniper Ghost Warrior 2. Ho perso la testa, si vede in quel momento, ma se qualcuno si è perso Sniper Ghost, intanto rotto totalmente. Se qualcuno si è perso Sniper Ghost Warrior, se qualcuno se lo vuole andare a vedere, se lo vado a vedere, magari gli piace, cacchio ne so. Cosa ancora più importante, le serie che verranno sul canale. Avevo iniziato The Evil Within, ci siamo interrotti al capitolo 5, più o meno all'episodio 5, perché mi sembrava che facessi un capitolo per episodio. E l'ho stoppato perché avevo tanta paura, sì. Avevo paura, lo ammetto, mi cagavo addosso, ma riprende, ragazzi. Quello riprende, non mi interessa. Non mi interessa se ve lo guardate, se non ve lo guardate, quello riprende al 100%. Devo prendere solo un po' di coraggio perché mi cago addosso. Forse con la Giulia, non lo so, perché lei mi dà sicurezza, ecco. Quindi The Evil Within torna, non so entro quando, forse entro 2 settimane, almeno un episodio arriva. E poi volevo continuare su PlayStation 3, ragazzi. Serie su PlayStation 3 ne avevo due in mente, South Park e Beyond Two Souls. Solo che sto avendo problemi con l'Elgato Game Capture, non mi registra più da PlayStation 3. Sono già 2 volte che registro la prima ora di gioco di South Park e i file sono corrotti e mi si cancellano automaticamente. Quindi io non so sinceramente come fare. Se voi avete qualche idea, ditemela, perché sto perdendo veramente la testa. Mi metto lì a registrare la prima ora di gioco, finisco che ho perso praticamente tutto e ho parlato al nulla. Arriveranno anche serie su PlayStation 4, arriverà il buon film The Order, arriverà tanta, tanta roba. Serie che volevo portare sul canale almeno 2 episodi a settimana, quando inizierò a registrare, ovviamente non subito. Innanzitutto arriverà anche il Fuck You Time, lo registrerò a brevissimo, ve l'avevo promesso, arriveranno molto più spesso i Fuck You Time. Arriverà il Fuck You Time serio, dove risponderò alle vostre domande serie. E arriverà anche il Fuck You Time alternativo, vi ricordate? Le domande che mi avete fatto, quelle indecenti. Arriverà anche quello presto e sarà veramente uno sballo. Quello con gli scherzi che devo fare alle persone, quello con tutto quanto. In più, ragazzi, sul canale c'è anche la playlist delle 60 note più incredibili di sempre. Le 60 note scolastiche più assurde di sempre. Ho fatto 3 episodi dove ve le ho dette tutte 60. Il mio intento era quello di farvi ritornare semplicemente leggendo delle note e facendoci qualche battuta sopra indietro nel tempo e farvi ricordare magari i momenti belli, sia belli che brutti, che avete passato a scuola. E quelli sono video che vi sono piaciuti tantissimo, ragazzi. Vi sono piaciuti tanto, 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 anche se non c'entra coi videogiochi. Vi sono piaciuti tantissimo e siete tornati come volevo io indietro nel tempo, raccontandovi le vostre storie. Raccontandomi le vostre storie. Questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Mi è piaciuta tanto, tanto. E qui arriva il punto. Arriverà il Fuck You Time, arriveranno video che non c'entrano con i videogiochi. Qualcosa di divertente con la Giulia, qualcosa di divertente con mio babbo, qualcosa di divertente con la gente. Arriverà qualcosa di divertente il sabato ci sarà sempre un video alternativo che non c'entra con i videogiochi. Ho fatto in segreto, ragazzi, quello vi è piaciuto tantissimo, divertente al massimo. Arriveranno video così il sabato, perché mi voglio mettere alla prova non solo con i videogiochi, ma con qualcosa che non c'entra. Voglio vedere se sono in grado di fare anche altre cose. È una sfida personale questa, spero che vi possa piacere, ma comunque per il momento il sostegno che mi avete dato è tanto. E mi sembra anche una cosa giusta aprire gli orizzonti di questo canale cercando di fare anche qualcosa di nuovo. Se mi riesce bene, bene. Se mi riesce male, la smetto. Cioè io alla fine faccio questi video veramente, ragazzi, per farvi sorridere, per farvi ridere. E spero veramente di riuscirci. Quando vedo le vostre risate sotto nei commenti, mi dispiace di non poter sentire il suono perché
mi piacerebbe tanto, mi piacerebbe veramente vedervi tutti. Il Menzo vs. Foodcast, come posso scordarmi il Menzo vs. Foodcast? Mi piacerebbe vedervi tutti e poter veramente sentire come vi divertite. Il Menzo vs. Food, c'è anche quello, quella sicuramente è una sfida con me stesso, spero che quella lì vi piaccia, sta arrivando il nuovo Menzo vs. Food. Mi piace fare quella cosa lì, perché quella bene che è una sfida con me stesso e ci tengo molto. E quindi questo, ragazzi, noi andiamo avanti per la nostra strada. Questo è quello che volevo dire, noi andiamo avanti per la nostra strada, facciamo i video che ci piace fare, cerco di mettermi alla prova, cerco di fare cose che mi facciano crescere e cerco, come ho detto ieri, di non pensare più a come si evolve il canale. Cerco di pensare che io sono io e voi mi apprezzate per quello che sono. E sono contento di questo, sono contento di aver fatto una cerchia di iscritti che mi apprezza veramente per quello che sono e per quello che vi trasmetto. Quindi ragazzi, sarà così, nuove serie in arrivo, fuck you time, video speciali, video con Xander, video con i miei amici, qualunque cosa mi faccia stare bene, qualunque cosa mi renda felice. Voglio fare tutto ciò che mi rende felice, voglio fare tutto ciò per cui sono cresciuto, voglio seguire i miei ideali senza fare altre cazzate. Concludo qui il video, grazie per il supporto che mi date, vi ringrazio tantissimo ragazzi, senza di voi veramente questo canale non sarebbe niente, ovviamente, grazie. Noi ci vediamo al prossimo video, lasciate un mi piace, un commento, un consiglio e chiudiamo con la nostra outro, state sul pezzo, noi ci vediamo al prossimo video, un saluto alla mezza alla prossima, ciao a tutti ragazzi.